incontrare i nostri volti e incontrare il suo. Siamo nella settimana di preghiera alla comunità dei cristiani, perciò la nostra intenzione è questa, principalmente di comunità di amore. Insieme chiediamo al Signore di perdonare il nostro piccolo cuore. Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato di pensieri, parole, opere e omissioni. È mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Gioiscono davanti a te come si gioisce
agisce quando si miete e come si esulta quando si divide la preda. Perché tu hai spezzato il gioco che lo opprimeva, la spada sulle sue spalle e il bastone del suo cuzzino, come nel giorno di Maria. Parola di Dio. Andrea, suo fratello, che gettavano le reti in mare, erano infatti
disse loro: venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini. Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo loro padre, riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono. Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità del popolo. Parola del Signore. Come dicevo all'inizio, come sapete, ogni anno dal 18 al 25 di gennaio si vive la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Noi cattolici, in modo speciale, che abbiamo a cuore l'unità, chiediamo, imploriamo dal Signore che cattolici, protestanti, ortodossi, tutti coloro che hanno ricevuto l'unico medesimo battesimo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, si uniscano presto in una pace e in una comunione vera. Non soltanto sulla carta, non soltanto perché sia desiderio, ma perché davvero siamo riconosciuti come un solo uomo, che non è ancora così, da secoli. Però crediamo, perché si realizzi questo. Ecco, l'emblema di questo è proprio quello che abbiamo letto nelle scritture di oggi. Da prima il Vangelo, che sono sempre concordi, ci dicono di questa Galilea delle genti, questo luogo dove c'è un miscuglio di tante persone, di tante culture, dove gli scontri ideologici, politici, religiosi avvengono all'ordine del giorno. È il luogo delle diversità, la Galilea. Qui le scritture inseriscono il simbolo delle tenebre, abbiamo sentito il popolo che abitava nelle tenebre, finalmente cominciamo a vedere una grande luce. Le tenebre, l'oscurità, il mondo buio, quando la discordia, la divisione, la separazione è la sua regola. Ecco che sorge una nuova luce, una grande luce, Gesù Cristo. Ed ecco allora che egli prova la seconda lettura che San Paolo scrive ai Corinzi, che ci permette proprio di andare un pochino più in profondità in questo discorso della discordia, della separazione che sono chiamati invece a diventare comunione, diventare unità. Sono cominciati gli ultimi 3 anni per i propri lavori. Sono arrivato 6 anni fa, 6 e mezzo fa, poco a poco ci sono finite le parrocchie, ma ne ho ancora 3 o 4 da vivere qui, poi sarò spostato, come succede sempre. In questi ultimi 3 anni tra voi vorrei rimanere proprio sulla seconda lettura, che nel suo ciclo triennale, quest'anno non posso quello dopo, raccoglie, riesce a farci leggere, farci ascoltare quasi tutte le lettere che gli apostoli hanno scritto, che sono contenute nel Nuovo Testamento. Ecco, questa domenica scorsa, questa volta, in questo turno di tempo, l'apostolo sta scrivendo ai Corinzi. Abbiamo quindi la prima lettera ai Corinzi tra le mani. Domenica scorsa si è andata a leggere, era proprio l'inizio, il saluto di Paolo a questa comunità, ed ora il pezzo successivo, siamo sempre al capitolo primo, siamo proprio all'inizio della lettera, Paolo vuole fare la questione più importante, quella da cui i Corinzi purtroppo erano diventati famosi, cioè quella della divisione, della separazione all'interno della stessa comunità. Non c'è unità nella comunità dei Corinzi. A loro, ricordate, scrive l'inno all'amore, l'inno alla carità. Se uno non avesse la carità non sarebbe niente, lo dice a loro. Ma perché dice loro? Perché la situazione è quella che viene presentata nella lettura di oggi, la seconda lettura di oggi. Erano divisi in gruppetti. Io sono di Paolo, io sono di Apollo, io sono di Cefa, io sono di Cristo. Ciascuno dei Corinzi si appellava alla sua posizione personale, alla sua appartenenza, alle proprie convinzioni, alle proprie abitudini, ma anche
almeno ricevuto. Se uno dice io sto dalla parte di Paolo, perché probabilmente da Paolo che l'hanno ricevuto tanto queste persone, io sto dalla parte di Apollo, perché da Apollo che l'hanno ricevuto tanto queste persone, ciascuno sentiva un bene nel cuore e viveva di quel bene, ma ai noi ciascuno viveva in modo separato dagli altri, in modo autonomo, in modo comunione. Quindi la cosa cattiva non è quello che io nel cuore, i valori di riferimento che sono diversi da quelli di tante altre persone, ci mancherebbe. Il problema, la cosa cattiva, è che la mia prospettiva, anche il mio bene, non vuole avere nulla a che fare con te, e con quell'altro. E qui che i Corinzi peccano, e qui che i Corinzi faticano tanto, e ai nomi credici, e quindi dobbiamo mettere anche la nostra personale coscienza, vedete se anche noi stiamo sbagliando su queste cose. Scopriamo dalla seconda lettura che ci sono due livelli di unità o di separazione, perché Paolo dice, attenzione, noi siamo, riteniamo di essere di Apollo, di Cefa, di Paolo, di Cristo, e per questo ci allontaniamo, ci scontriamo, ci sono divisioni tra voi, dice. Uno va con la sua strada, non è neanche incontrare l'altro, ma si vuole fare solo quello che vuole, io non lo odio, però noi non comunichiamo, noi non ci mettiamo neanche d'accordo, ciascuno fa quello che ritiene giusto, finisce così. Non è il nostro ragionamento. Siamo in un mondo in cui diciamo, va bene, non faccio male a nessuno, però la fa così, faccio quello che vuoi, io faccio mio. Ci sono qua con la sua strada, camminiamo su sentieri paralleli, non ci incontriamo mai. Per noi non ci scontriamo, questo è il primo livello, il livello base che abbiamo imparato dalla buona educazione, dai nostri genitori, da un mondo che vuole educarci a non scontrarci, salvo che poi gli scontri avvengono comunque e esplodono le guerre, e le guerre esplodono anche nelle nostre case, non soltanto in Ucraina. E allora, primo livello, teniamoci lo stretto, chiediamo al Signore come grazia, aiutaci, Signore, a non scontrarci, a rispettare le idee diverse di chi dice che non è di Paolo come me, ma è di Apollo che dice di fare di Cristo. È il primo livello. Ah, l'Apostolo Paolo, l'Apostolo ci sta chiedendo di più. L'Apostolo sta dicendo, fratelli, per il nome del Signore nostro Gesù Cristo, vi esorto a essere unanimi nel parlare, perché siamo in perfetta unione di pensiero e di sentire. Allora non è più ognuno la sua idea, la sua strada, pur rispettando gli altri senza ascolto. È che l'Apostolo ci sta chiedendo di diventare unanimi. Unanimi significa che è un'anima sola. Ci sta chiedendo di entrare nella concordia. Concordia significa la parola che abbiamo un cuore suo, o cuori diversi che riescono a rimanere uniti. Capite che abbiamo di più? Come si fa ad arrivare ad avere questa capacità di comunione, questa capacità di unità? Come si fa? Non ce la faremo mai se ci basiamo sulle nostre forze, no? Perché siamo fatti così, siamo un po' degli autonomi, dei solitari. Si mettono accanto ad altre persone, è quello di Gesù Cristo questo, è per grazia di Gesù Cristo, è per il nome del Signore Gesù Cristo che noi abbiamo questo, che noi possiamo fare questo. E allora capite, cari amici, chiudo l'esortazione a voi, ma che faccio anche a me stesso, voi impariamo ad avere questa fiducia estrema nel Signore Gesù e se gli ha fretta vediamo anche di camminare secondo quello che lui ci ha indicato, o ci mettiamo in lui ovviamente nell'Eucaristia, nel pane e nella parola, oppure non siamo capaci di questa comunione. Se ci fidiamo di lui e ci mettiamo in cuore il nostro, allora cominciamo a camminare in questa unione di pensiero.
pensiero di sentire, non è giusta perfetta, ma cominciamo a fare dei passi. Perché la sua croce, dice l'Apostolo, sia elemento di congiunzione. Guardatela la croce. La nostra non è tanto grande come la c'è lì adesso, però abbiamo in mente la croce. La croce unisce la terra al cielo, fa unità la terra e il cielo, ma così per braccio, orizzontale, l'arco così, che vuole fare unità sulla terra tra tutti coloro che appartengono a Gesù Cristo, tra i cristiani, tra i battezzati. Non si è esaltato la croce di Gesù, tra i amici, non è da una mano. Il banco di prova non è il mondo intero, ma i fratelli e gli sorelle che sono nell'Africa, in Brasile, o laddove ci sono le scuole di Antonino, per quelli che non vengono è una compassione. Il banco di prova sta qui. Quando c'è unità, in piedi nella nostra comunità cristiana, e quando c'è unità dentro all'unità pastorale, che ora ci sta chiamando a venire fuori da certe abitudini e da certi modi di vedere le cose, quando spiegiamo quell'unità, questa unità pastorale, e diciamo qui voglio vivere, qui voglio mettermi la prova, qui voglio provare a camminare nella perfetta unione di pensiero e di sentire, con i battezzati che vivono in questo pezzo di territorio insieme a me, e allora forse stiamo mettendo Gesù Cristo davvero al centro, se non ci siamo sempre noi, con i nostri pensieri, giusto sulla realtà. Ecco, chiediamo davvero al Signore questo, perché l'unità dei cristiani, monaci, protestanti, ortodossi di tutto il mondo, parte dall'unità che noi dobbiamo avere. Chiediamo che non ci siano tenebre, buio, come la favola, la Neftali, la carriera dei genti, la dispersione, le divisioni, ma che ci sia quella grande luce che è Gesù in mezzo a noi, colui che tiene tutti i nostri uniti in un solo cuore, in un solo anno.
Thank you.
Gesù ed ebbe di gloria, Dio che ama gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio, presente in mezzo a noi ogni volta che siamo radunati dal suo nome. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre benedettissimo, manda il tuo Santo Spirito a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiate di tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, gli rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti la remissione dei peccati. Fate questo.
nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
Infondi in noi, o Signore, lo spirito della tua carità, perché con la forza di questo sacrificio coloro che credono in te siano resi concordi nella morte. Per Cristo nostro Signore. Amen. Tre avvisi. Il primo, la messa feriale del mercoledì, questa settimana sarà ancora celebrata in casa. Dalla settimana successiva, non sarà mercoledì ma sarà il giovedì 2 febbraio, presentazione del Tempio Candelora, torneremo in chiesa per la celebrazione della Candelora, cattedrale diocesana, non possiamo farlo in casa, lo faremo in chiesa e da allora in poi, in febbraio in poi, anche la messa feriale della settimana torna qui. Io vi imploro, chi è a casa, chi ce la fa, il lavoro ovviamente partecipa alla messa feriale qui a dire una volta in più una settimana fermarsi e celebrare l'Eucaristia, sentire Gesù mangiarlo, beh, ci serve, ci aiuta, ve lo raccomando di cuore. Il secondo avviso, questa settimana io sarò agli esercizi spirituali fino a venerdì sera con lo specchio cellulare, porto con me la preghiera, ma ovviamente per ogni cosa fate riferimento, come potete sempre fare dalla trasferta del problema. Terzo avviso, in fondo alla chiesa, prima di andare via, vi invito a fermarvi un attimino. La Stella Maddalena, che sono disponibili per il tesseramento dell'oratorio, come dicevamo prima scorsa nell'avviso. Chi vuole fare la tessera l'oratorio, questa non serve niente a lui, serve ai bambini e ai giovani che lo frequentano, fa l'assicurazione, è proprio un modo per sostenere l'oratorio, per dire ci tengo l'oratorio. L'oratorio è un'unità pastorale, un'unità di quest'ottica,